Lì ci sono dei piani che sono rimasti abbandonati da oltre 10 anni e io ho fatto una serie infinita di denunce, di conferenze stampa per chiedere negli anni la riattivazione di questi reparti. Purtroppo è rimasto sempre tutto così, abbandonato, nessuno mi ha voluto ascoltare, ma sia della precedenza che dell'attuale amministrazione. Quindi io oggi dico, meglio tardi che mai, sì, però non si può arrivare ad emergenza a ricordarsi che ci sono degli edifici e dei piani letteralmente abbandonati. Quindi io non voglio far polemica, ma queste cose vanno dette in tempo di pace. Io mi sembrava di gridare nel deserto e di dire queste cose. Io ho acceso il faro diverse volte. Dovevamo, avrebbero dovuto coloro che governano la regione attivare quell'edificio almeno da 7-8 anni, perché da 7-8 anni che si potevano fare i lavori, e adesso avremmo avuto nuovi posti letto già pronti, già definiti. Invece si deve partire adesso. 20 giorni di tempo io non ci credo, e mi lasci dire che in 20 giorni di tempo io non ci credo. Perché dice che in 20 giorni non sarà possibile avere i primi posti letto a disposizione? Non tutti, ma almeno i primi posti letto, questo è stato quantificato come cronoprogramma. È perché all'interno è un disastro, ci sono praticamente non c'è rimasto più nulla, è tutto da rifare, è tutto da ristrutturare, ci sono i topi che vanno girando, c'è una situazione veramente allucinante, quindi c'è da fare molto, quindi 20 giorni, io non ci credo, però mi sorprenderà, se mi sorprendono ci mancherebbe altro. E questo parliamo dell'edificio di cui si sta parlando adesso. Ce n'è un altro. Ma a 50 metri... c'è un altro edificio, per intenderci, davanti all'obitorio, alla sbarra dell'obitorio, c'è un altro edificio, la cosiddetta, la famigerata palazzina ASL, acquistata nel 2014 per 3 milioni di euro, e anch'essa lasciata in abbandono, e di questa nessuno sta parlando. Già si potrebbero fare anche lì posti letto, però di questo zitti, muti, nessuno parla, nessuno si ricorda che abbiamo un edificio, e quello è veramente in uno stato di degrado, di abbandono pazzesco. 3 milioni di euro acquistato nel 2014, mai messi in funzione, non sono mai partiti i lavori, ma stiamo scherzando? Lei dice, se si fossero fatti questi lavori prima non si sarebbe arrivati a una situazione di stress sanitario cui è stato sottoposto poi l'ospedale di Pescara per via di questa pandemia? Senza ombra di dubbio, però vede, io mi arrabbio un po' che in tempo di guerra ci facciamo tutti belli e diciamo adesso risolviamo i problemi, quando non lo abbiamo fatto in tempo di pace, a me non mi sta bene. Ma io vorrei anche capire un'altra cosa, cioè per coloro che hanno lasciato tutto questo tempo gli edifici così, quando comunque servivano posti letto anche in tempo di pace, noi sai quanti posti letto servirebbero in più nel presidio di Pescara, ma anche in altri presidi. Allora io vorrei capire, qualcuno dovrà rispondere prima politicamente e poi vediamo anche